Finalmente sono molto contento, soprattutto per la vittoria della squadra, ma anche per essermi sbloccato, ne avevo bisogno. Ringrazio tutte le persone che mi sono state vicine in questo periodo. Voglio dedicare il gol al fratello della mia ragazza che oggi faceva la sua prima comunione. Mi dispiace che non sono stato lì, però era meglio stare qua. Diciamo, hai dato il tuo contributo con questa bellissima vittoria. Sì, non era una partita facile, siamo riusciti a sbloccarla, poi col pareggio, con l'episodio del rigore, siamo andati un po' in difficoltà, ma l'abbiamo subito ribaltato. Pensi che sia stato fondamentale comunque l'apporto del mister anche sotto l'assetto psicologico dell'incontro di oggi? Sì, il mister ci ha parlato bene tutta la settimana, lui ci credeva più di noi, secondo me. Ho avuto un colloquio anche con lui durante la settimana, mi ha detto di stare tranquillo, che mi sapeva gestire in questi momenti e lo devo ringraziare. Fisicamente come ti senti? Ora bene. Quindi possiamo ancora sognare, ormai è la domanda di rito che sto facendo a tutti. Pensiamo partita per partita e continuiamo a sognare.